Bentornati su questa rete e soprattutto bentornati su Medicina a Confronto. Questa sera vi porto un gruppo di amici che vi parleranno di una cosa molto particolare. Voi avete sentito sempre parlare delle po' di rivalità tra l'università e l'ospedale. Più che rivalità poi in realtà è una vera e propria guerra fredda che ha radici molto lontane. Ma esiste solamente nelle narrazioni eh, giornalistiche, specialmente quando si parla di grandi baroni. Quando si tratta di persone intelligenti che si conoscono, conosco da tanti anni e hanno fatto un percorso formativo e anche scientifico insieme, possono nascere delle bellissime cose. E per esempio, nella puntata di oggi parleremo di gastroenterologia, capiremo anche che cos'è questa disciplina, tutti sanno che cosa significa, ma nessuno capisce perché la gastroenterologia debba assurgere a dignità così autonoma, eh, tant'è che addirittura ha le sue associazioni scientifiche, ha le sue federazioni scientifiche. Oggi vi spiegheremo un pochino tutto questo, ma soprattutto vi presenteremo sempre eh, i protagonisti anche occulti al grande pubblico della sanità che vale, che, che funziona, che non sono poi occulti invece al mondo scientifico. I nostri ospiti sono il professor Massimo Rugge che è il patologo di Padova, dell'Università di Padova, regge tutte le cattedre perché è rimasto direttore dell'anatomia dell patologica e abbiamo il direttore della gastroenterologia di Feltre che è a Feltre, ma insomma è sperduto a Feltre. Ma in realtà eh, lavora così bene che avrebbe, secondo me, anche non solo il diritto e la dignità di andare in una città ancora più grossa, ma a Feltri li vogliono bene e guai se si sposta perché eh, gli metteranno la palla al piede per tenerselo vicino. E, e un certo Flavio Valiante che oggi conosceremo che ha eh, delle intrinseche capacità eh, che eh, vi faranno piacere conoscere, anche perché eh, poi parleremo di alcune cose che lui fa che al grande pubblico piacciono molto. E, e capirete dopo nel corso della puntata. Intanto vi ringrazio di essere qui, ma ringrazio soprattutto i nostri ospiti. Eh, Massimo Rugge, il professor Massimo Rugge è internazionalmente noto, lui addirittura insegna anche, e sei associato, insomma vai ad insegnare anche a Houston. Sì, ho una posizione di docenza a Houston ormai da 15 anni. Sì. Vai è lì. una cosa per me assolutamente molto onorevole ma è anche eh. piacevole molto, no? molto, molto piacevole per un italiano andare lì Beh, fare le tue lezioni, scambiare le esperienze ho passato un di un anno a Houston eh sì. e poi ho conservato dei solidissimi rapporti con quella università che è una nobilissima università certamente non ha il blasone dell'università di Padova ma è assolutamente efficiente lì ho incontrato molti maestri e molti amici come ho avuto la fortuna di incontrare attraverso tutta la mia vita Tengo a mantenere stretto questo legame perché è un legame. Di amicizie, il che è molto importante. Allora, ma... eh, Houston è quel posto dove si dice: Houston, avrei un problema. Ha un problema. Esattamente. Eh, lui i problemi e il problem solving: lui li risolve i problemi, dando ai chirurghi, agli endoscopisti, agli internisti la soluzione dei dubbi, eh, approfondendo oh, con le ricerche patologiche sulla, sulla cellula addirittura eh, il perché della malattia o il perché della sindrome. e Massimo Rugge è indispensabile nella vita quotidiana del clinico. go Ti ringrazio, lo spero, lo è credo. Così. Sì, è è questa, questa sarebbe la mia missione, e dei miei collaboratori, ovviamente. Sì, certamente, e hai tirato su una bella squadra, anche. Devo dire che eh. ho di che essere orgoglioso. Eh. Massimo Ruggi nella sua vita uh, di docente e di studioso, ha incontrato un giorno un valente uh, specializzando, studente, poi specializzando, che era Michele De Boni. Michele, eh, l'hai conosciuto tanti anni fa e siete rimasti sempre collegati. Certa nel, durante il corso di laurea in medicina, sì, e sì. poi questo rapporto si era forzato stato durante la specialità e ancora di più successivamente quando verso metà degli anni 80 abbiamo cominciato a studiare lo stomaco, a capire di più della metaplasia, di queste alterazioni morfologiche che eh, si presentavano come condizioni eh, preoccupanti per lo sviluppo del tumore dello stomaco sì. e partendo da questi presupposti abbiamo costruito una lunga carriera, strada di collaborazione e amicizia. Siamo sei... sodali da molti anni. Da quanti sì, sì. anni sei a Feltre? Sono a Feltre dal 1980. Mio è una bella, un bel traguardo. Mi sono laureato abbastanza presto, sì. sono un feltrino, sì. puro sangue, questo sì. è anche se volete qualcosa di, di strano. Arrampicatore, che... ciclista. Sono... Amo la montagna, sono un ciclista, sono un fondista. Fondista, sì. Sì. ecco tu ami gli sport in cui c'è un certo impegno fisico. Sì. E impegno fisico e una certa ovviamente attenzione mentale a quell'impegno sì. fisico, se no non puoi, non puoi farcela. Sì. Questo ha caratterizzato anche la tua opera da, di medico. Cioè tu sì. sei un duro, tenace, vai avanti, so, anche, se... in apnea, anche in ipossia. No, no devo sì. dire che eh, Michele è un determinato, sì. è un assolutamente determinato eh, e persegue l'obiettivo con una tenacia eh, dalla quale... Bisogna prendere esempio. Eh, questo è un tratto piacevole. Devo dire che, eh, se non fosse una laudazio eccessiva, eh, poi è un bravo uomo sì. no? e questo è un valore aggiunto in tutti noi, un ma in un medico anche, particolare. È anche un buon commensale. Eh, questo aspetto devo dire che non mi è io. particolarmente noto. Te lo confermo, è un buon commensale, ama la buona cucina, e anche conoscitore del buon vino che in quella zona non manca. Allora, eh, quindi è un grande, eh, grande può essere un grande amico, un buon compagno di assurdo, Massimo dice queste dice, cose dell'amico in eh, questo momento. Allora, eh, invece Flavio Valiante eh, è un gastroenterologo, sì. lavora con Michele De Boni, deve essere difficilissimo lavorare con Michele De Boni, cosa dici? Beh, insomma, è una buona, una buona palestra da tanti punti di vista vista, sì. soprattutto per, per la, 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 la variabilità e tutte sì. le cose che si riescono a imparare. Stimolante ovviamente. stimolante vero? moltissimo, perché Sì, perché però anche tu non pecchi di, di buone iniziative, mi pare. Beh insomma, cerchiamo di, 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 di offrire sempre qualcosa di, 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 di nuovo, anche perché credo che la, 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 la vivacità culturale, la vivacità così, delle idee mantenga anche più, più, più in vita. Allora bisogna, secondo me, sempre cercare eh, qualche novità, qualcosa che, che possa stimolarci. Senti, io vi devo raccontare ai telespettatori delle, delle battute che facevano i vecchi maestri con Massimo Rugge. I vecchi maestri dicevano: Se è un bontoso, si farà. Però non ho posto più, ma lontano che farà bene, vedremo, vedremo come si comporta. E invece con voi credo eh, che la cosa sia, sia diversa. Eh, peccato che siate lontani perché sarebbe piacevole che foste sempre vicini, ma è successo un qualche cosa nella vostra vita. Voi avete fatto un progetto comune di integrazione ed è nel titolo della trasmissione di oggi tra università, ospedale e territorio, vedono il sottotitolo i nostri telespettatori, per cui siete rimasti sempre collegati e quindi nella professione avete unito le competenze, avete con... unito le specificità e avete fatto delle belle cose. Allora ci raccontate adesso di una cosa eccezionale, c'è una valle sperduta, che poi non è tanto sperduta, del Feltrino, che però non è del Feltrino, è del Primiero, Primiero, quindi è in provincia di Trento, di Trento. ecco raccontami Michele. Ma eh, tutto nasce eh, a partire dagli anni Ottanta, quando eh, studiavamo appunto con Massimo Lega Legastriti poi a Feltre, è eh, emerso il problema di linfomi gastrici, un, una malattia, un tumore indolente, sì. nel senso che nessuno muore di linfoma gastrico a basso grado di malignità, il malta è linfoma, e con allora primario anatomopatologo il, pro, il professor Claudio Doglioni, che attualmente lavora a San Fe a Milano, eh, abbiamo eh, condotto questo studio nel Feltrino e anche nel Primiero, in questa valle. E che ha portato a risultati anche scientifici piuttosto importanti nel senso che questa malattia che un tempo si curava operando il paziente piuttosto che trattandolo con la radioterapia oppure con la chemioterapia alla fine poi in questo caso, ripeto, questo tumore indolente quindi con una crescita molto lenta, l'infoma gastrico a basso grado di malignità l'abbiamo curato con l'antibiotico eradicando un batterio che si chiama Helicobacter pylori e di cui il professor Rugge eh, lo chiamo professore proprio come rispetto nei confronti di quello lo prende in giro no 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 lui è eh, diciamo così dal mio punto di vista e non solo dal mio sicuramente uno dei più grandi studiosi al mondo di questa problematica di quello che, di que... di quello che questo batterio può determinare a livello gastrico e ti posso garantire ti do del tuo Gianluca sì, sì. Eh, perché sono un collega che eh, questa storia inizia tanto ma tanto tempo fa, quindi un grande, una, un grande segno di riconoscimento, proprio anche scientifico, culturale, ma poi tutto questo applicato sul campo. A, a, al professor Rugge. Ecco, io Ma volevo questa... chiedere una cosa per i telespettatori: perché esiste la gastroenterologia come disciplina autonoma e non facente parte non so, della medicina interna oppure nelle malattie chirurgiche, una branca, eccetera? Perché esiste la gastroenterologia e hanno fatto i reparti di gastroenterologia? Perché la gastroenterologia è una disciplina complessa, è una disciplina che prevede un momento diagnostico e di cura ovviamente che comprende anche nella diagnosi e nella cura eh, la eh, valutazione con, eh, strumentale, anche con strumenti molto sofisticati che servono non solo per diagnosticare le malattie ma anche per curarle. Mi riferisco per esempio alle digestiva digestive in cui uno fa la diagnosi di sanguinamento e poi nella, nel momento in cui fa l'esame endoscopico cura anche la fonte del sanguinamento. È una disciplina che ha un'importanza rilevantissima per quel che riguarda la prevenzione. Il cancro del colon retto è l'espressione più, più importante, quindi non è, è una disciplina complessa, eh, come, sono, come tutte le discipline complesse chiaramente richiede degli aspetti organizzativi eh, che sono in qualche modo stati eh, mh, presentati nel primo libro bianco della grande antropologia italiana. Eh, e che si possono riassumere secondo criteri che andremo a vedere adesso con voi, con i telespettatori, per, per appunto capire di più E allora adesso la regia ci farà vedere Però questo libro bianco. Dire, Gianluca, sì. qualche cosa di più, che io penso che sia un elemento anche di orgoglio regionale. Sì. Gastroenterologia significa anche materia specialistica profondamente radicata in Veneto. Sì. No? una storia che vede il Veneto e Padova in particolare come protagonista della storia certo, gastronomica italiana sì. e eh, se posso spezzare una lancia in favore di questo eh, contesto culturale devo dire che eh, tanto essa è stata presente da aver improntato poi eh, quanto... La circondava. Io nasco come patologo orgogliosissimo di questo mio stato, ma mh, mi specializzo in un'area gastroenterologica sulla base delle necessità poste dalla clinica. Sì. Da qui poi questa interazione clinico-patologica della quale parleremo più tardi. Scusami ti ho interrotto, sì, no, ma mi bene. sembrava importante sì. sottolineare una storia sì. che nasce con accarato, continua, con. Con il professor Naccarato, così è giusto chiamarlo, continua con il professor Storniolo no, no, certo. e con tutti i suoi collaboratori, e, e il professor Farinati, la professoressa Burra, la trapiantologia, e si integra con la chirurgia. Questa è una peculiarità padovana, tutta padovana e della quale io personalmente vado orgoglioso ovviamente. Perché lavori con loro, hai partecipato con loro, ad, anche, hai dato il tuo apporto anche tu. Ho il cercato. libro bianco della gastroenterologia italiana è questo libro, ecco che adesso vedete cari telespettatori, questo libro ha una storia, ha una storia nel senso che eh, dopo tanti anni di grandi discussioni il, eh, la FISMAD che è la Federazione Italiana delle Società della Mattia Prato di Gerente eh, attraverso il risultato eh, di eh, un lavoro eh, in qualche modo eh, costruito sulle schede di dimissione ospedaliera di tre regioni, il Veneto, la Lombardia e l'Emilia Romagna perché sono le uniche tre regioni italiane che hanno un registro di archiviazione di dati sufficientemente attendibile, hanno sostanzialmente eh, sulla base di questi dati delle schede di missione ospedaliera fatto alcune considerazioni che si possono vedere in queste diapositive per capire l'impatto importante che ha questa disciplina nella, nella, nella sì. popolazione. Vedete come la mortalità eh, generale per malattie gastroenterologiche sia il quinto postano i maschi al settimo posto nelle femmine quindi che non è poco, quindi è importante e come insieme. la mortalità per tumori dell'apparato digerente eh sì. rappresenta il 33% delle cause di, tu eh. de di tumori e come sì. questa, questa, questa disciplina abbia anche un lato molto importante che riguarda la cronicità, cioè di pazienti che devono essere costantemente e continuamente curati nell'arco della loro vita se andiamo avanti con la diapositiva successiva sì, se ci dai, eccola qui eh, quindi, eh, ecco. eccola qua, eh, sì. questa, 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 queste malattie da prato digerente hanno un importante impatto anche eh, sui servizi sanitari. Vedete come eh, le malattie da prato digerente si colano al primo o al secondo posto come ricoveri ospedalieri. Nel 2009 eh, sono stati 1.500.000 le persone ricoverate per malattie da prato digerente in Italia e come però queste persone fondamentalmente siano ricoverate soprattutto in reparti non gas enterologici, sono al massimo il 9% appunto di queste persone viene ricoverate in reparti dedicati. Se andiamo avanti ancora e concludiamo questa introduzione che riguarda la gas enterologia, vedete come anche in questa, in questa diapositiva il, il fatto di essere curato da un gas enterologo comporti una riduzione delle giornate di degenza. Un peso del DRG eh, sicuramente migliore, come si riduca in, in maniera drammatica l'inappropriatezza, in, queste sono le cose più importanti. Quindi, impatto ospedaliero eh, curato dal gas naturale significa eh, curare meglio, curare bene, eh, con più efficienza ed efficacia e ovviamente con più risparmio economico. Certo. Avanti, ancora se mi concedi, Gianluca, certo, certo, finisco certo. queste diapositive. Per dirvi questo, e questa è l'ultima diapositiva, però è una diapositiva che ovviamente va considerata e valutata con molta cautela e molta prudenza, ma per farvi capire come eh, l'impatto de della gastroenterologia sì, sulla, sulla, sulla salute delle persone. Pensate, ripeto, considerando questi dati con molta cautela, con molta prudenza, che chi è ammalato di una malattia acuta urgente del tubo di, dell'apparato dell digerente, se ricoverato in un reparto di gastroenterologia, eh, diciamo così, la mortalità intraospedaliera, indipendentemente dalle, dalle fasce di età, è esattamente meno della metà rispetto al paziente ricoverato in altri reparti. E se prendiamo un'emergenza che è piuttosto comune e frequente come l'emorragia digestiva, vedete come appunto nei reparti di gastroenterologia l'esito... Eh, diciamo così in Fausto sia intorno al, al 2.35% rispetto al 4.8% degli altri reparti quindi non è poco eh. qua no, si, parla, è poco. si parla di mortalità intraspedaliera sì. questo cosa vuol dire se mi date l'ultima diapositiva eh... ecco Guarda... la prossima diapositiva sì. regia se questo è il libro che abbiamo, ah, presentato, libro bianco, sì, che abbiamo eh, presentato, il libro eh, bianco, alla sì. Camera dei Deputati nel luglio scorso, l'anno scorso. Vuol questo dire che, libro che abbiamo fatto vedere. Esattamente. È eh, questo libro eh, è, come è stato accolto dai politici? Che assolutamente, fatica, in maniera straordinaria, ehm. e c'è un dialogo costante e continuo da allora e a tutt'oggi eh, con il Ministero della Salute, sì. con la Direzione del Ministero della Salute, proprio per eh, elaborare dati ulteriori sì. e quindi anche in termini di programmazione sì. eh, stabilire. Siete organizzati come FISMAD, come Federazione? E AIGO per i reparti ospedalieri? AIGO per la parte ospedaliera, SISE sì, per la parte universitaria sì. e SISE sì, sono sì. sostanzialmente le persone che in qualche modo fanno riferimento all'endoscopia in senso stretto. Però... Feltre per esempio, il vostro gruppo per esempio c è, è, non è, è una... al di sopra delle sigle perché sì. è, è, ha una grande interazione no? Devo dire che. Questa può, che può andare avanti, Venga, insomma. Sì. Ecco. Questa, eh, questa può... grazie, Regia, questa non ci serve più, è, è ovvio che questa la discutiamo. No, ma certo. questo era per concludere, sì. Gianluca, dicendoti questo: che sì. non ci può essere un, un ospedale serie dell'emergenza-urgenza, un sì. DEA sostanzialmente, sì. eh, se non c'è un'altra pratica di gas-enterologia. Sì. Cioè, pensa che il. 45% dei pazienti con malattie cardiologiche è curato dallo specialista cardiologo e solo il 9% dei pazienti con malattie gastroenterologiche è curato in un reparto in contatto, di, gas, sì. di gastroenterologia. Sì, è inusuale, no? È Questo inusuale. Pensa, ti ti do un altro numero che deve far riflettere: in Italia sono circa 100 unità operative di gastroenterologia sì. contro 400, 3, 340 scusa, ospedali. Sì. Sarà di dipartimento di emergenza accettazione, sì. quindi c'è uno squilibrio che le Cioè Ci sono è... dipartimenti vuoti, di emergenza, sì, sì. Che, non hanno che non hanno la gastruttura. Eppure hai capito che... la complessità eh, della macchina. Tu che segui, materia. Massimo, mm. che segui ovviamente tutta l'attività anche trapiantologica e che quindi segui tutti i malati candidati a trapianto, segui tutte, tutta quella problematica e che poi coinvolge il trapianto anche l'emergenza in realtà. Certo. E tu ti rendi conto di quanto in Italia siamo a macchia di leopardo. Lo siamo, devo dire che eh, è talvolta meravigliante di come si riesca a salvaguardare una parola abusata, sì. la eccellenza, sì. no? perché eh, il tema organizzativo è, è la base della buona prestazione. Ti devo no? fermare, ti chiedo scusa per Prego. obblighi pubblicitari. Rimanete con noi, riprenderemo questo discorso con il professor Rugge, con Michele De Boni e con Flavio Valiante, Valiante. tra due minuti. Allora, siamo con il professor Rugge perché stavamo dicendo come l'Italia è ahimè a macchie di leopardo e dicevi si fa anche fatica a riconoscere dove c'è l'eccellenza. Non si fa fatica, è, è, difficile, individuare e è difficile individuare l'eccellenza ed investire in eccellenza. La razionalizzazione della sanità veneta, che è all'ordine del giorno, eh, dovrà avere come obiettivo esattamente questo tipo di obiettivo, salvare... Il, il, il buon, la buona terra che c'è in Veneto eh, e vivificarla attraverso la concentrazione in questa delle risorse che sono necessarie. Capisco la situazione nazionale è pesante, non soltanto quella nazionale, eh, i nostri politici si sono chiamati a questa difficile operazione. Allì. E fanno fatica, cari telespettatori, perché nelle puntate eh, prossime potremo parlare anche di problemi legati all'applicazione del piano sociosanitario regionale che finalmente è stato fatto dopo 16 anni, ma in realtà non è ancora pronto. Sarà per interessante essere tutto. mettere la voce dell'anatomia <ride> patologica anche in questo contesto. E certo, e della allora eh, e io devo fare una domanda a, a Massimo Rugge, al professor Massimo Rugge, e spero poi che si integri. Michele De Boni con il suo collaboratore eh, Flavio Valiante, perché eh, si è partiti da un dato storico. Quanta gente è stata operata di resezione gastrica? Non per tumore, per un'ulcera che sanguinava, che risanguinava e che si ripresentava perché non si riusciva a curarla. Nel passato, con lunghi interventi chirurgici gravati comunque da una certa, per quanto poi bassa, mortalità, l'Italia aveva la più bassa mortalità d'Europa rispetto a questo intervento, ma la Spagna ci superava, si arrivava a dei livelli di mortalità piuttosto importanti, un intervento delicatissimo ore e ore di intervento, poi ridotto da alcune tecniche chirurgiche o le nuove strutturatrici, vagotomie da fare e poi alla fine si è scoperto che cosa, professor Rugge? La prima cosa che scopro sono eh, le tue reminiscenze <ride> di sala operatoria <ride> <Sì>. <ride> da rianimatore e da anestesista. Poi si è scoperto in realtà che eh, questo buco nella parete dello stomaco aveva un batterio come causa. Le persone che parlano bene dicono agente, no? Ma in realtà era un'infezione che germogliava nello stomaco sin dalla nostra più tenera età e dandogli tempo abbastanza riusciva a fare dei buchi nella parete dello stomaco. E dai buchi eh, nasceva il sanguinamento. Dai buchi nasceva un disagio di vita che aveva nelle famose due stagioni di passaggio: no? eh, la primavera e l'autunno, il momento cruciale. Poi successero molte cose. e eh, Tra queste, eh, il fatto che un signore che si chiamava, si chiama ancora Barry Marshall, e Robin Warren, che è un patologo e io mi onoro moltissimo di questa comunanza professionale eh, scoprirono attraverso quella interazione che è feconda di idee geniali e di realizzazione che eh, un batterio trasmissibile generalmente acquisito in tenera età dai bambini produceva una malattia dello stomaco che si chiama gastrite che in molti casi dava luogo faceva nascere, generava un ulcere. E da lì la soluzione al buco nella parete gastrica. Bastava debellare con un antibiotico l'infezione batterica ed evitare al paziente la gastroresezione, cioè quella mutilazione grave della quale tu parlavi. Questo è un pezzo di storia. Ed è un pezzo di storia importante perché il 50% e più della popolazione del mondo. E portatore dell'infezione. Poi c'è un altro pezzo di storia che è praticamente documentato con certezza che non esiste se non in rare eccezioni un tumore dello stomaco in assenza dell'infezione dell'Icobacter pylori. Qui comincia un po' con la mia storia. Qui comincia il mio relazionarmi ai, mai, ai maestri patologi, Claio Correa è un. È una figura storica di questa Odissea. O David Graham, Emma Del Omar, uh, Hashem El Serag, tutti scienziati clinici che hanno fatto della loro battaglia contro l'Icobacter pylori un motivo primario della loro vita sono diventati per questo molto famosi. Uh, un premio Nobel è stato uh, Assegnato a colui il quale ha caratterizzato l'infezione da Licobacter pylori. Quello che è certo è che oggi l'ulcera gastrica non c'è più e il mio obiettivo personale, se questo non fosse come un po' è immodesto, è che le prossime generazioni, non solo venete, non abbiano cancro dello stomaco e si può raggiungere. In questo tipo di itinerario si mette la mia complicità con Michele, Michele De, Boni. De Boni Michele De Boni <ride> avete fatto una cosa molto bella adesso ce la racconti questa famosa Valle del Vanoi però ci devi parlare anche di questa signora Arianna che è, è mitica perché senza Arianna e il suo filo voi non avreste fatto nulla beh la storia parte dal 92 e vorrei sì. far vedere ai telespettatori sì. quell'immagine che avevamo visto eh. prima allora la regia eccola ci qua eccola. Eh. L'immagine, quella più grande. Sì, ecco. e il, Quello in mezzo è sottoscritto, insomma. Coi eh, neri. <ride> con i capelli ancora neri. Quello più alato a sinistra è il dottor Bonet che è il medico di medicina generale di quella valle. Ma ah, que ce n'è uno solo, no? Ce sì, n'è uno solo uno in se... quella valle, che è una valle di 1600 oh, anime. 1600, eh. E l'autoressa De Bona, che è una collaborat nostra collaboratrice in gas antologia a Fed, e il professor Moriani. Che ha fatto uno studio sull'impatto ambientale di questa valle. Da questa immagine, parlavo prima con Massimo, sì. si può dedurre come per affrontare una problematica così importante, cioè il tumore dello stomaco, che in quella valle era sì. molto diffuso, abbiamo bisogno di tutti. Sì. Cioè, noi possiamo essere bravissimi a fare le cose. Ma se non, ci, se non mettiamo la nostra, eh, le nostre conoscenze a confronto con altre certo. professionalità, eh, le conoscenze rischiano di non dar luogo a frutti importanti. Mi hai telefonato a Massimo Rugge. Chiaramente devo ringraziare prima di tutto il professor Naccarato, sì. che mi ha sostenuto in maniera forte dal punto di vista scientifico. Lo sapete tutti... che gioca ancora a calcio. Certo, assolutamente, è assolutamente. e continua a giocare sì, a calcio. Assolutamente. Perché sì. non hai l'Icobacter Pilota? e quindi tutta la sua scuola, sì. il professor Fagginati, il professor Stugnoro, il professor sì. Di Mario, il professor sì, sì. Di Mario in quel periodo mi ha dato una grande mano sì, sì. per capire eh, queste problematiche e il professor Di Mario attualmente è il direttore eh, A Treviso, sì. di Treviso. Eh, abbiamo continuato a studiare queste persone raccogliendo questionari eh, amb... che studiavano appunto i comportamenti alimentari sì. di questa zona. Il professor Moriani ha studiato tutta quanta la parte sociale ed economica di quella zona sì. partendo dal 1930, quindi uno studio molto approfondito. Ma la cosa straordinaria è stato il contributo della municipalità locale, quindi sì. del sindaco, di tutti quanti gli amministratori di quella zona e del volontariato. Di Arianna, un'associazione che nasce a Feltre perché una persona trapiantata di fegato e seguita prima del trapianto e successivamente da noi ha voluto in qualche modo esprimere. Una, una, in maniera molto eh, solidaristica. Si può fortuna... dire il no? O desidera rimanere a no? No, preferirei. Cioè il presidente di Arianna. Non è il presidente, no, questo è un consigliere. Il è un consigliere è il di Arianna. Fondatore. Poi il presidente sì. è il professor Angelo, Pasquale Angelo Pioggia, Todo sì. che è un commercialista sì. eh, che abita in un paese vicino a Feltre. Sì. E eh, sostanzialmente tutta questa ricerca che parte dal 92 e finisce ed è ancora in atto, in qualche sì, modo. È stata finanziata esclusivamente da questa associazione, è chiaro che abbiamo avuto il contributo anche della nostra sì, uh, ULS, nostra ULS quindi sì, devo sì. ringraziare pubblicamente la nostra direzione generale sì. per l'impegno che ci ha messo sì. e per ribadire appunto quello che ti dicevo prima come tutto sommato un territorio che non appartiene alla provincia di Belluno ma è in provincia di Trento, cioè il Primiero, che fa riferimento come ospedale a Feltre. No? Eh, si parlava prima no, di sì. eh, eh, fughe dalla provincia, no? la periferia non si riconosce più nel capoluogo. Questo è un, è un esempio molto clamoroso in cui sì. tutto sommato parlando di cose concrete. Eh, questi, questo tipo di atteggiamento non esiste, esiste la collaborazione e quindi esiste un progetto comune per fare in modo che una popolazione che stava male possa stare un po' meglio. Allora, quindi lì c'era un'incidenza piuttosto alta. Di tumori dello stomaco. Di tumori dello stomaco di linfomi. E di linfomi, eccetera, ga gas, linfomi gastrici. Voi avete fatto questo studio e adesso che risultati abbiamo già? Straordinari. Eh. Perché il, nel corso di questi anni abbiamo studiato anche le popolazioni pediatriche, quindi sì. i bambini dell'asilo, dell delle scuole elementari, delle scuole medie con metodi non invasivi per sì. capire se la prevalenza dell'Elicobacter era così sì. alta come allora sì. eh, oppure se si era modificata, si era eh, modificata in maniera drammatica, nel senso che da un 99% di prevalenza di infezione i bambini di questa valle hanno la stessa prevalenza. Che esiste di, 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 sì. di papà. E avete scoperto piuttosto... il motivo perché c'era questa. Sono tanti i cofattori, sì. sono i cofattori sì. di carattere sociale, sì. eh, quindi le condizioni socio-economiche le condizioni igieniche, ambientali, ricordiamoci che noi viviamo in montagna. Sì. No, in montagna non è così facile vivere, è facile andarci per girare, per camminare, ma la vita della quotidianità è sì. un'altra cosa. Sì. Quindi questi, questo è un aspetto: la questione alimentare è un aspetto importantissimo. Sì. Perché in quella valle per questi motivi appunto la popolazione tendeva a mangiare sempre le stesse cose, sì. quindi un altro messaggio forte, sì, oltre sì. a elicobartare la ditta monotona, sì. e quindi non a tutto quello che si pensa, no, sì. come eh, diciamo così, alimenti legati al tumore, mi riferisco agli insaccati, sì, e cose, cioè. no, no, cioè è sì. il fatto di mangiare sempre le stesse, stesse cose. cose. Quindi avete l'altra cosa. L'altra sì. cosa, appunto, è il, 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 purtroppo anche il grado di, di educazione culturale sì. della popolazione, cioè purtroppo questa malattia colpiva i ceti più poveri. Sì sia economicamente sia anche culturalmente. Quindi questi tre, quattro fattori sono quelli che in qualche modo corre, corre, hanno correlato di più con lo sviluppo di queste malattie. Quindi avete malattie. fatto delle innovazioni di abitudini? Certo, non solo delle abitudini alimentari ma anche proprio la... la, 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 la l'amministrazione di, di, quel, sì. di quella valle si è adoperata per modificare quindi, eh, le fognature, gli acquedotti insomma c'è cioè stato un movimento non indifferente sì. che doveva essere comunque fatto sì. ma che sicuramente questo studio, studio ha contribuito a fare in, man in maniera ancora più veloce quindi eh, il filo dire... di Arianna vi ha condotto benissimo il, il, il un bel filo interno. di Arianna è interessante sì. ehm, proprio a proposito eh. di quello che diceva Michele eh, pensavo a come esista un filo nella prevalenza e nella incidenza delle malattie del mondo. Sì. Uh, Michele parlava del uh, livello uh, socio-economico sì. della popolazione della valle del Vanoi uh, 50 o 60 anni fa, certamente non era una popolazione ricca, e come tutte le popolazioni non ricche era affetta sì. da questa infezione sì. che poi si restringeva. Allo spazio della valle, eh, come dire quasi isolata dalla eh, popolazione circostante. Eh, questo ci consente alcune riflessioni importanti. Sì. No? Queste malattie sono malattie dei paesi poveri sì. e eh, la nostra vigilanza sta nel debellarle ove la situazione socio-economica lo consenta, ma guardando anche alla possibilità di togliere questa malattia che è un'epidemia in vaste parti diventa del mondo diventa un'epidemia, sì. ed è, è un'epidemia, il, il Perù, più... il certo. Cile, la Siberia, eh, la Cina, il nord dell'India, certo. sono eh, queste popolazioni che hanno una incidenza di carcinoma dello stomaco devastante e che noi abbiamo teoricamente e non solo teoricamente la possibilità di debollarlo. Sì. C'è però qui la necessità di agire in senso preventivo. Ed è e la prevenzione, eccola qui, questo è il tema, c'è una prevenzione che sta nel portare via l'infezione ed una prevenzione che sta nel stare lì allerta, no? eh, cercare i primi segni di una malattia che si affaccia e quindi eh, tagliarle la testa al momento in cui essa eh, si manifesta. Questo talvolta costa molto anche in Italia e non sempre noi possiamo eh, utilmente perseguire questo scopo anche in considerazione del fatto che i pazienti si devono sottoporre ad esami costosi, indaginosi, tecnicamente provanti. Il nostro obiettivo è stato quello di imparare dalla situazione attuale la popolazione del Vanoi così ben seguita dalla gastroenterologia di Feltre e cercare di distillare un test non invasivo che consenta di risparmiare sulla popolazione da esporre all'endoscopia, selezionare i pazienti che tecnicamente si dicono a rischio, no? uh, i pazienti che sono più esposti alla malattia più grave certo. e su quelli concentrare un'attenzione certo. che a questo punto diventa un'attenzione misurata nei costi, efficace nei risultati. Questi avete già trovato Assolutamente si chiama Gastropanel. No, questa è, è una, una metodica un altro, sicuramente sì. importante che noi sì. che esiste attualmente, ma che noi abbiamo usato nel 92. Però, Quindi voglio bravo, dire: bravo. Cioè siamo stati i precursori sì, del Gastropanel. Sì. Questa tanti fotografia anni fa. che la regia ci può far vedere. Cosa Racconta, ma guarda, la storia eh, di guarda, Gianluca, eh. tu hai visto prima una fotografia del 92, questa eh. è una, foto una fotografia del 2006 con il professor Rugge e con sì. i suoi collaboratori e con i miei collaboratori, quella di destra, sì. Il medico di medicina generale il dottor Bonet che sì. anche lui aveva allora la barba e i capelli neri sì. invece adesso ha i capelli brizzolati e la barba suo studio però, Michele posso interromperti? è interessante, interessante questa fotografia tranne mm. per eh, me medesimo perché raccoglie una interdisciplinarità che parte dalla medicina sì, generale certo. passa attraverso la competenza territoriale ben salda nelle mani del gastroenterologo e beh, poi lo condisce anche con un poco di università che sì. è, no, no, è, è vicino è una, al mio cuore, bellissima, una bellissima cooperazione, no? interazione di tutti. Assolutamente. E insomma, il risultato, e risultato sta, eh, voglio che eh. sia Massimo ovviamente a citare i risultati scientifici, sì. perché poi eh, noi abbiamo cercato da Bravi Artigiani di mm. raccogliere in maniera molto, mi auguro, sicuramente anzi a questo punto eh, in maniera molto diligente tutte le informazioni, gli esami che abbiamo fatto che poi sono tradotti in una pubblicazione di, lavoro, di tanti lavori scientifici sulla gastrite e sul cancro dello stomaco, ma un lavoro in particolare, lo dico proprio da, eh, da medico e da gastroenterologo da che, 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 che lavora quotidianamente eh, e si confronta quotidianamente con queste patologie, ha permesso veramente di risparmiare al 90% delle persone certo. di ripetere una gastroscopia. Ha permesso al sistema sanitario di risparmiare un sacco, un sacco di, di soldi, ha permesso di liberare Quindi senza questo fare un test. Lo avete messo non in test no. È il fatto che quando si fa un esame. Allora sì. partiamo dal presupposto che ti sì. dicevo prima. Prima di qualsiasi cosa, come diceva anche il professor Rugge, viene il paziente sì. con la sua storia clinica, sì. con i suoi sintomi, poi vengono gli esami. Sì. Quando si fanno gli esami. Questi esami devono essere ben fatti. Sì. Un esame deve essere sfruttato per il massimo che ti può sì. dare. Quindi non, non devi fare una gastroscopia, non vedo niente per cui non faccio niente. No, la nostra scuola padovana ci ha sempre insegnato che quando si fa una gastroscopia fosse meglio, anche se non si vede niente, fare un piccolo prelievo per Di che sia si studiato sì. al, al microscopio. Il, eh, il professor Ruggi della sua scuola. Qui sono stati veramente straordinari perché hanno diciamo così, costruito una classificazione della gastrite sì. osservando alcuni parametri bioptici, cioè dei sì. prelievi per dire, fatti a livello dello stomaco e poi lui ti dirà appunto della lettura al microscopio che ci permettono di dire quali pazienti hanno un rischio relativo di sviluppare una malattia seria nel tempo e quindi di essere seguiti e quelli che invece non ha nessun senso sì. anche se hanno la gastrite piuttosto che altre alterazioni morfologiche cellulari non hanno bisogno di essere seguiti. Io penso che questo sia un risultato straordinario. Eccezionale. E allora? Grazie professor. Eh, grazie. Allora qui c'è la, la regia che ci, parla della, ci dice che dobbiamo fermarci per la pubblicità. Ci fermiamo due minuti e ritorniamo subito. Siamo di nuovo con il professor Rugge che adesso ci parla, allora, da patologo, la classificazione che ha fatto, che ha, che ha sistematizzato. Ci parli di Olga. Sì, ti parlo di Olga, okay. eh, però eh, c'è un riconoscimento sì. eh, da fare prima di addentrarci. Sì questa non è eh, una classificazione di Massimo Ruggia sì. è il, questo è il prodotto di un gruppo internazionale di patologi che sono statunitensi, inglesi tedeschi, eh, giapponesi eh, sudamericani eh, e ottenuto a che avesse questa dimensione perché nessuno ne fosse padre esclusivo sì. l'obiettivo è molto semplice eh, cercare di pesare il rischio di ammalarsi di una grave malattia dello stomaco quale il cancro e farlo attraverso una procedura che è una procedura semplice, così come dimostrano i risultati dei nostri amici eh, giapponesi che purtroppo afflitti da carcinoma gastrico in una percentuale eh, particolarmente elevata di casi eh, hanno trovato in questa classificazione il modo di costituire un'alternativa a quello screening che si dice radiologico sì, del tumore sì. dello stomaco. No? Bene, è un esame invasivo? Sì, lo è. Eh, è un esame invasivo che va riservato ai soggetti che ne hanno bisogno, ma in, che in quei soggetti va fatto secondo i crismi no? dell'esame che è foriero di risultati, cioè che ha un valore clinico che pesa. Nella mente del medico di medicina generale come nella mente del gastroenterologo, ma quante possibilità ha il nostro paziente di ammalarci? Ecco, di, ammalarci, di ammalarsi non per domani, ma anche fra dieci anni. Sì. Cioè, noi abbiamo predetto, attraverso una serie di studi troppo complessi forse e che annoierebbero, noi abbiamo predetto quali possibilità aveva il paziente di ammalare di un tumore dello stomaco dieci anni prima. Che costui si ammalasse. E, e, È francamente un risultato eh? di grande, di grande mm. soddisfazione. Eh sì. Io amo molto l'anatomia patologica, ma la amo vivificata da quella valenza della semplicità clinica che si accosta al malato. Il resto. Le dotte descrizioni delle difficili patologie sono cose assolutamente importanti, eh, forse eh, troppo complesse per un ambiente semplice come la mia. Io penso ai pazienti, penso al medico di medicina generale che deve interpretare correttamente il mio referto e su quello fondare il domani del suo paziente no? e qui poi il discorso si intreccia con quello che il dottor De Boni faceva alimentazione, differenza di alimentazione, allergie alimentari, corretta alimentazione forse tu volevi chiedere qualche cosa a proposito a di Flavio questo Valiante. a Flavio Valiano posso interromperti solo un secondo <ride> sì. Sì. pensa che ha avuto l'onore lo scorso anno di ospitare tutte sì. queste persone che lui ti ha citato prima, i sì. giusti professori sì. da tutto il mondo a Feltre e questo è un atto di riconoscimento non tanto nella mia persona, ma penso soprattutto Massimo nel, ruolo, nel lavoro che abbiamo fatto assieme. Sì, devo dire. È stato bello che venissero fino eh, a lì. Eh. Sono arrivati a Feltre sì. tutti americani, eh, europei, giapponesi, eh, giapponesi sudamericani cioè, sudamericani. Quindi, eh, è stato un problema. C'è ah, un perché, <ride> perché. perché. Feltre come <ride> cittadinanza, è, è ancora riconoscente allora, di questo evento. Feltre mi è riconoscente, ma saranno riconoscenti anche tutti i pazienti a Flavio Variante che fino allora ci ha anche un pochino sopportato, perché Flavio Valente ha la sua da dire. Allora, nelle biopsie e in tante altre cose c'è il problema delle intolleranze alimentari, ahimè ce ne parli lei. Sì, stavo pensando che il, il, uno dei problemi che più spesso ci troviamo ad affrontare negli eh, nostri ambulatori specialistici essenzialmente è quello del, dei riferiti disturbi alimenti, digestivi sì. che il paziente attribuisce a, a qualche alimento. A volte eh, è preciso nel, nel, nell'attribuzione, nell a volte è un po' più, più vaga la, la sua descrizione. Essenzialmente eh, il lavoro non è semplice perché molto spesso ci sono eh, interferenze di vario tipo e, e, e i pazienti non sempre riescono a essere eh, d'aiuto a noi nel, nel discriminare. Eh, Oddio, ci sono anche tante altre interferenze dei media, delle, 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 delle varie eh, eh, forme di analisi delle, delle intolleranze alimentari che molto spesso si basano su criteri non propriamente scientifici. Eh, io amo dire che essenzialmente eh, bisogna discriminare tra alcune forme di intolleranza che sono ben note e che eh, sono anche ben facilmente studiabili. Iniziamo la celiachia, che ha un, un pattern, una, una, uno schema di diagnosi eh, che si basa su aspetti... Clinici, su aspetti che si possono dosare, eh, elementi diciamo bioumorali e sul, eh, sul cardine che è la, la, la morfologia, quindi la biopsia del, del duodeno. Lo dice eh, perché sono qua io, naturalmente. Sì, no, no, è un endoscopista, no, che <ride> fa le sue indagini. D'altra parte <ride> abbiamo uh, altri. È un <ride> <terologo. ride> Uh, abbiamo l'intolleranza diciamo, generale alla lattosio o il deficit di lattasi che anche lì adesso si riesce con un test del respiro molto semplice a identificare, e, però questi danno ragione di, poche, uh, di pochi disturbi. Adesso ci si sono affacciate altre, altre realtà cliniche eh, molto intriganti ma uh, che meritano sempre molta attenzione. Una è quella che viene chiamata sensibilità al glutine, che è una forma... Diciamo così, di celiachia senza celiachia, è una forma meno importante della celiachia, ma che guarisce nello stesso modo, che viene trattata allo stesso modo e che non ha un meccanismo autoimmunitario come la celiachia. Eh, si, si, si calcola che circa i pazienti affetti da sensibilità al glutine siano sei volte quelli affetti da celiachia. celiachia, quindi è un problema cioè, sicuramente importante. Poi ci sono tante altre forme <coughs> di intolleranza a oligosaccaridi, a piccole fibre che non riusciamo a digerire in alcuni casi e che appartengono a vari alimenti, per cui è difficile riuscire a identificare l'alimento singolo. Posso eh, introdurmi brevissimamente su questo tema? Perché abbiamo trattato eh, fino ad ora di Helicobacter pylori, sì. questa è la storia vecchia, No? Questa, è una... uh, questa che è la mia è, è... è la storia nuova. Certo. Noi ci avviamo verso una popolazione iperprotetta, iperigienica no? e verso questa popolazione si indirizzano una serie di agenti estranei che costituiscono la base della patologia del futuro. Non a caso di noi tre, Flavio Valiante è <ride> il più giovane, no? no? Questa è la prospettiva. No, ma hai ragione, il, la semplificazione, diciamo così, il miglioramento delle condizioni del, del, del generali del nostro stomaco, del nostro intestino, sì. mettono in evidenza magari delle cose che magari erano più so, sottovalutate prima perché c'erano patologie più serie. Parliamo dell'infezione di Ricobatter, parliamo di, di, di altre forme di, di patologie. La nostra generazione è quella dei brutti eh. e poveri Adesso e siamo quella di chi, dei giovani eh. e belli. I giovani belli e belli che e mangiano... Eh. Eh. Che mangiano di tutto. tanto di tutto. Ecco, Forse se mh, consideriamo la sensibilità al glutine eh, eh, è un, un capitolo molto importante che è stato anche eh, classificato e ben categorizzato da un consensus che si è, formato, si è fatta mm. lo scorso anno eh, in Inghilterra, con a capo eh, un, un italiano che eh, lavora da, 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 da molti anni negli Stati Uniti, che è Alessio Fasano, che eh, si interessa di celiachia ma che ha capito che tutto non poteva spiegarsi solo con la, con la celiachia. Però forse se dobbiamo dare un, 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 un messaggio, un messaggio pratico eh, alle persone che pensano di avere un problema eh, di digestione eh, che può essere collegato al, al, al glutine, eh, di non iniziare una, una dieta agglutinata, una dieta senza glutine, prima di aver consultato sì. il proprio medico, perché eh, la, 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 sia la, la celiachia sia la sensibilità al glutine rispondono benissimo alla dieta, che è l'unica terapia. No. Flavio, al proprio, prima di essersi rivolto al proprio medico o al proprio gastroenterologo? Beh, per carità. Non poi è... poi no, no, noi diciamo che il medico chiaramente è una persona che di prima battuta può, può, può indirizzare. Ciascun no, no, medico è, sa benissimo che. È interessante che, no? che cioè, la niente, niente fai da te e riportarsi nei giornali femminili. Per un motivo molto semplice, ma soprattutto non iniziare una dieta senza glutine, perché la celiachia è una patologia seria che Ha delle problematiche eh, importanti anche di rischio e che va eh, gestita in maniera molto, molto, molto seria, molto precisa, puntuale. La sensibilità al glutine viene trattata nello stesso modo, ma ha una, una, una pericolosità molto minore. Se noi trattiamo un, un celiaco e un paziente con gluten sensitivity, una sensibilità al glutine, sì. entrambi staranno bene, però noi dobbiamo sapere se uno è celiaco o se invece hanno solo una sensibilità per il glutine, perché il celiaco deve fare la dieta per tutta la vita e quello con la sensibilità al glutine invece potrà farla solo per qualche tempo e soprattutto i rischi sono, sono diversi. Quindi eh, l'approccio migliore è se si pensa di avere un problema di, di tolleranze alimentari, eh, soprattutto per quanto riguarda la relazione col glutine, è meglio parlarne prima col medico col medico di famiglia e poi col gastroenterologo. E allora cari telespettatori, ahimè vedete il tempo è tiranno, ma eh, staremo qui fino eh, a ore e ore a parlare di queste cose, ma avremo ancora la possibilità di avere ospiti questi tre eh, simpatici e anche affabili colleghi che sanno sminuzzare così bene la loro eh, disciplina e quindi spiegare a noi tutti eh, le cose, i problemi importanti i problemi poi dell'intestino e me sono importantissimi. Eh, ringraziamo Michele De Boni perché ci ha fatto capire che la gastroenterologia ha tutta la necessità di essere riconosciuta come disciplina autonoma, non è problema solamente dell'internista o del chirurgo quando c'è il no, problema no. chirurgico, ma prima di tutto è un problema di prevenzione e di cura da parte dello specialista gastroenterologo. E questo ve lo dice anche ovviamente Flavio Valiante che si occupa, particolarmente poi delle intolleranze alimentari che adesso è un grande capitolo ma di difficilissimo trattamento. Non andate a fare cose strane con test che non siano validati scientificamente perché ce ne sono anche troppi. E leggete tanto. e leggete con molta attenzione i giornali femminili che vi dicono. Sì, non vi dicono le cose sbagliate, però non potete fare col fai da te perché altrimenti rischiate di sbagliare. Devo ringraziare il professor Massimo Rugge che eh, ho rivisto con molto piacere qui questa sera, ci conosciamo da molti anni, è non un valente patologo, è il patologo per me ed è colui che, vedete, da un pezzettino di una piccola biopsia e ne abbiamo parlato di quanto vale, vi fa tutta la storia della malattia, vi, fa, vi aiuta anche ad avere la predit predittività. Che non è poco, in termini di salute significa vivere, vivere bene e non vivere male. E in termini invece politici significa risparmiare organizzando l'organizzazione eh, sanitaria, organizzandola in maniera della diagnosi preventiva e non della, solamente del momento curativo. Ringrazio questi tre illustri ospiti e grazie voi per essere stati qui grazie con grazie noi. Grazie, grazie ancora. No. Vi aspetto alla prossima e soprattutto buona salute a tutti.